Bellomo calzature per bambini da 0 a 12 anni, via Cannaviello 83, Avellino. Impiccati, presi a fucilate e avvelenati. Un bollettino di guerra per i cani in Irpinia. Scatta l'allarme dopo la mattanza dell'estate scorsa contata a Chiaira, ad Avellino, quando vennero uccisi con le esche decine di cani. La strage di Quattro Zampe a Cassano e in altri comuni dell'Alta Irpinia. L'impiccagione di Lachi a Montemiletto e l'uccisione di un randagio contata a Macchia, alla periferia del capoluogo, preso a fucilate. È solo la punta dell'iceberg, sottolinea la presidente dell'Ampana Vitale, che rinnova l'appello al prefetto Tirone e alle associazioni. Credo che siano soltanto la punta di un iceberg, nel senso che i casi sono tantissimi. Allora, se le associazioni, non solo la mia, si sono date da fare per il solo tema avvelenamenti, di far istituire presso la prefettura, e il prefetto dottoressa Tirone sarà sensibile sull'argomento, un tavolo che deve monitorare l'intero fenomeno nell'intera su tutta quanta la provincia, è opportuno che chi non sa come muoversi chiami le associazioni e si faccia spiegare esattamente quello che accade, perché stiamo andando un po' alla rifusa ad affrontare il fenomeno, un fenomeno che era, prima o poi doveva verificarsi, può darsi anche che si verificasse nel passato, ma comunque è arrivato, credo, il momento di prendere in seria considerazione tutta quanta la situazione.